Si parte con il Galles al calcio. Quinta giornata del Guinness Six Nations, Millennium Stadium di Cardiff. Alla Fichi comincia, prova a sfondare il calcio di Garbisi. Tredicesimo. Ed è tra i pali. Italia in vantaggio 3-0. First kick of the match. Ed è tra i pali. È tra i pali. Grandissimo Edoardo Padovani. 6-0 Italia. Indietro per McNichol. Ancora un buon placcaggio per Brex. Stavolta il buco è molto molto importante ed è meta per Owen Watkin. Un errore, sì. Un errore per il Galles, per l'Italia, scusate, che ha permesso al Galles di segnare questa meta. 6-5. Si è aperta una voragine. 28esimo. Meta realizzata. 7-6, Galles in vantaggio. C'è anche il sole in faccia. Ed è tra i pali. Italia in vantaggio ancora una volta, 9-7. La trasformazione di questo calcio piazzato per Paolo Garbisi. Dentro i 5 metri. Still moving. Esce e va a marcare la meta. Ottimo tempismo per il Galles. Siamo in parità. Meta segnata da Ross Mahorty. Da Dewey Lake, scusate. Trasformerà questa meta. È tra i pali. Galles in vantaggio 14-12. Dovrebbe farcela, però chiaramente il commentatore porta sempre sfortuna. Speriamo di no. Ed è dentro. 15-14. Italia ancora in vantaggio. Ma lui l'ha chiesto espressamente dopo un concerto con Garbisi. Sbagliato. Ci può anche stare, volendo, un tentativo di questo tipo. Buon placcaggio per gli azzurri. Attenzione, pericolosissima questa posizione per Josh Adams, che prova a convergere al centro e se ne va. E va in meta. Josh Adams va in meta. C'è 9-15. Riuscito a trovare il pertugio giusto. 19esima meta in 39 presenze per Adams. Capuozzo prova ad andarsene. Capuozzo, 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 Capuozzo! Padovani! La meta dell'Italia! La meta dell'Italia! 21-20! Bisogna realizzare questa meta, bisogna realizzarla, bisogna realizzarla, bisogna realizzarla. Vediamo l'azione di Capuozzo, meraviglioso il giocatore italo-francese che serve Edoardo Padovani, che va verso il centro dei pali e si tuffa a schiacciare in meta. Grandissima, grandissima meta azzurra. E questo giocatore, madonna, io impazzisco a vedere questo giocatore. Ange Capuozzo è il mio idolo insieme a Edoardo Padovani. Vediamo la lucidità nel trovare il compagno sulla sua sinistra. Che meta! E adesso tocca a Paolo Garbisi. Vediamo Kieran Crowley che rimane ancora lì. L'entusiasmo degli azzurri. Paolo Garbisi. Paolo Garbisi. Sì!